10 basi segrete di Minecraft. Qual è la base più nascosta che puoi creare su Minecraft? Oggi voglio scoprirlo. In questo video costruirò ogni tipo di base segreta. Queste basi sono molto semplici da realizzare, ma se arriviamo a 3000 mi piace, farò il secondo episodio con tutte le basi di livello medio. La prima base segreta vietata sarà dentro il pozzo del villaggio. Quindi assicuratevi di trovare un bel pozzo, perché qua dentro ci sarà la nostra base segreta. Entriamo dentro il pozzo, iniziamo a scavare un pochettino. Qua mettiamo una bella botola. E qua sotto, ragazzi, creiamo tutta la nostra stanza segreta. Ed ecco qua la nostra stanza segreta. Uscire sarà facilissimo, ma anche entrare dentro, e nessuno sospetterà mai che qua sotto ci sia una base segreta. E non ho fatto niente al vostro pozzo, tranquilli. Come base è molto semplice, però è veramente nascosta. Passiamo alla prossima. La prossima base segreta sarà dentro un albero. Proprio così. Allora, prima di tutto dovremo scegliere un bell'albero gigante. Questo fa il caso nostro. Prima di tutto andranno rotte un pochettino di foglie. Io scelgo che questo qui, questo punto, sarà l'entrata della mia base. Ed ecco qui la nostra base. Basterà mettere un bel carrello in questo punto qua. Ecco, magari mettiamoci un tronco. Ci mettiamo un bel carrello da miniera e il gioco è fatto. Rompiamo, aspetta un attimo, rompiamo il binario qua sotto. Ok, rimettiamo tutto come era prima. Ed ecco qua la nostra super base, ragazzi. Per salire e scendere sarà semplicissimo. Allora, mettiamo una botola qua per chiudere, così sarà ancora più memmetizzata. Apriamo la botola, clic col tasto destro sul carrello e scendiamo. Ed ecco qua, siamo dentro la nostra base. Ma ricordatevi di chiudere la botola, eh? Ok, veramente super super semplice e nascosta. Ovviamente da fuori si vedrà un pochettino. Per questo basterà aggiungere un po' di foglie in più. Quello che ti consiglio io è di utilizzare un po' di lana verde. Ricopri tutto ed ecco qua, veramente invisibile. Passiamo alla prossima. La prossima base segreta è dentro una cascata. Cercate una cascata simile a questa, con un'apertura di un blocco. Basterà salire sopra la cascata in questo modo. Fate attenzione a non cascare. Entrate qua dentro e iniziate a rompere. Ed ecco qua la nostra fantastica base. Ricordate di rimettere qua una botola, in modo tale da riuscire a tornare giù di sotto e uscire dalla base. Veramente super segreta e super invisibile. Nessuno troverà mai la vostra base segreta dentro la cascata. Ce ne sono ancora tantissime altre. Per questo non dimenticarti di lasciare un bel mi piace a questo video e di iscriverti se ancora non l'hai fatto. La prossima base segreta vietata è proprio illegale. L'ho chiamata l'albero finto. Prima di tutto cercate un fantastico bosco di alberi di betulla. Scegliamo un albero, in questo caso io scelgo proprio questo. Lo distruggiamo fin qua. Scaviamo e facciamo intanto la nostra base segreta. Ok, in questo modo. Adesso qui torniamo su. Dobbiamo metterci la neve polverosa attaccata qui e ricreare il nostro albero in questo modo. Andiamo di sotto, ci mettiamo le impalcature per risalire. Ed ecco qua, il gioco è fatto. L'albero finto invisibile. Cioè, è praticamente impossibile vedere che qua c'è un albero finto, perché noi lo sappiamo. Ma se uno camminasse qua, ragazzi, sarebbe veramente impossibile vederlo. Quindi la base segreta dell'albero finto è veramente assurda e vietata. Cosa ne pensi? Ti è piaciuta? Aspetta di vedere le prossime. Per la prossima base servirà trovare un bioma già con la neve, perché questa base si chiama sotto la neve. Basterà cercare un punto, mi raccomando ricordatevi quale. In questo caso qui potrebbe essere il top. Facciamo un buco, creiamo la nostra base. Ecco qua, mettiamo l'impalcatura fino in cima per tornare su. Appena arriviamo di sopra, qua rompiamo le impalcature che non servono. Mettiamo
Un pezzo di neve qua e ci siamo. Ed ecco qua la nostra base segreta super invisibile. Basterà andare qua, andare giù ed ecco qua. Entriamo nella base segreta sotto la neve. Ti ricordo che queste sono basi segrete semplici. Se vuoi vedere il prossimo video delle basi segrete medie, lascia un bel mi piace. Per la prossima base segreta vietata avremo bisogno di pietra, perché questa è la stanza segreta. Prima di tutto scaviamo. Ok, ecco qua, abbiamo creato una stanza. Ora non ci rimane altro che fare un piccolo buco qua, perché sarà questa la vera stanza segreta. Ok, quindi questa qui sarà la fake e questa è quella giusta. E per nasconderla basterà mettere una porta in questo modo qua, se ci riesco, aspetta, no, così, no, così, mamma mia, quanto è difficile! Ok, basta mettere dei blocchi qua, ce la posso fare, ok, così, deve fare, praticamente si deve chiudere dove ci sarà il buco qua, ok? Così chi entrerà nella vostra base vedrà solamente questo, ok? E quando uscirà chiuderà la porta e ciao, tanti saluti. Ma solamente voi saprete che qua dietro ci sarà la vostra vera stanza segreta. Veramente incredibile. La prossima è la base segreta sotto la lava. Avrete bisogno di un po' di lava. Questa pozza fa il caso nostro. Dovremo creare la nostra base sotto la lava. Quindi prendete una bella pozione di resistenza alla lava. Scegliete il punto dove volete fare la vostra base. Andate giù e iniziate a scavare. Mettete dei cartelli in modo tale che la lava non scenda e non vi bruci tutta la testa. Mettiamo degli altri cartelli, perché qua al centro andrà messa dell'acqua, altrimenti entriamo che bruciamo e facciamo una fine orribile. Continuiamo a scavare sotto, perché questa sarà la nostra bellissima base segreta. E non ci rimane altro che buttarci da un posto molto alto e ricordarci dove abbiamo messo la base, in questo modo. Vieni porchetta, vieni, entra dentro la mia base segreta, fidati che è sicuro. Muoviti, fidati, è sicuro, dai. Non avere paura, non avere paura, è lì, dai, buttati. Perché? Porchetta? Ok. Vabbè, non è per tutti questa base. La prossima è la base sottoterra. Avremo bisogno della nostra zappa, quindi zappiamo questo blocco, rompiamo quest'altro, entriamo qui e facciamo tutta la nostra base. Fatto ciò, dopo aver fatto la base, mettiamo qua un binario, mettiamo il carrello da miniera, mettiamo un blocco, qua va rizzappato un'altra volta, e ci mettiamo in un punto strategico per entrare nella base. Bisogna prendere il carrello. Ovviamente l'ho messo troppo basso. Metto un blocco in più, così. Ok, fantastico. Ed entriamo qua dentro la base. Per uscire stessa cosa, ecco qua. Mettiamo il binario qui, entriamo e usciamo. Ed ecco qua, siamo fuori dalla base. E non rimane altro che togliere le tracce di tutta la base. Voilà. E per entrare ovviamente ricordatevi la zappa, che altrimenti restate fuori. Questa base è sotto l'albero. Scegliete un punto dove ci sono tanti alberi come me. In questo caso io sceglierò questo albero come base. Iniziamo a fare tutto questo percorso, ok? Il percorso del sentiero in pratica, con la pala, e cerchiamo di farne il più possibile. Ok, fatto ciò, qua sotto andiamo a metterci una leva, ricopriamo tutto. Qua ho messo un bel pistone appiccicoso, così. Andiamo a chiudere tutto in questo modo e andiamo ad azionarla in questo modo. Ok, quindi così sarà totalmente nascosto. Così invece andiamo ad aprirla e ci facciamo la nostra base segreta. Mettiamo delle scale, ovviamente, che ci fanno andare giù. E la nostra base è pronta. Torniamo su, riattiviamo e non si vedrà. No, così si vedrà e non si vedrà praticamente nulla. La prossima base segreta
è dietro il muro. E avremo bisogno di un arco, delle frecce, della pedana a pressione, di una torcia e dei pistoni. In pratica il meccanismo è veramente molto semplice. Ci basterà mettere una pedana a pressione qui, mettere una torcia qua in questo modo e tirare una freccia qui per attivare la pedana e far spegnere la torcia. Questa penso che sia veramente la più vietata di tutte. Allora facciamo finta che la pedana sia qua, ok? Vediamo se funziona innanzitutto. Ovviamente cerchiamo sempre di mimetizzare tutto dopo, quindi non con il letto, ecco. Lanciamo, funziona perché si è attivata. Quindi adesso facciamo tutto il circuito. Ok, il circuito è pronto. Ho messo due pistoni. Adesso andiamo a ricoprire tutto benissimo. In questo modo. Così dovrebbe andare. Ok, perfetto. Ecco, magari facciamo una cosa del genere, così non si capisce. Facciamo così, mettiamo della neve, top. Ricordiamoci che la pedana è qua. Lanciamo con l'arco. Lanciamo, ok. Allora, devo rifare un pochettino. Ecco, così. Così penso che vada bene. Quindi bisogna lanciare in quell'angolo, Riprendete sempre le frecce perché poi rimane aperto, Quindi lanciamo. Ok, si è aperto. Quindi se prendiamo la freccia, si richiude, ok? Quindi lanciamo la freccia, rompiamo tutto e creiamo la nostra base. Fantastico! Non ci penso proprio di fare una base qua, Mettiamo le torce, mettiamo il letto, mettiamo il nostro stendardo, torniamo fuori, riprendiamo la freccia ed ecco qua. Praticamente invisibile. E basterà tirare la freccia lì per rientrarsi. Veramente fantastica. E se volete chiuderla, fate un passaggio qua e riprendete la freccia. E si chiuderà. E fate la stessa cosa così per riaprire. Veramente, veramente troppo segreta. Ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, fatemi sapere la vostra super base segreta preferita. Se volete il prossimo video con le basi medie, mi raccomando un bel mi piace. Da me è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao.